Quasi 4 decenni dedicati al tartufo bianco delle colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d'Orcia. E quest'anno l'appuntamento è nei fine settimana 12, 13, 19 e 20 novembre. Una festa ricca di proposte tra paesaggi inconsueti della campagna senese e prodotti tipici del territorio. San Giovanni d'Asso torna quindi a ospitare la festa del tartufo bianco, un'eccellenza regionale. Partiamo alla grande, è un evento che è molto atteso, diciamo, dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio. Metteremo in bella vista, diciamo, tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio. Come sapete, noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno, diciamo, i principi tutti i prodotti del territorio. Noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona, quindi da noi non si trovano commercianti, sono solamente i nostri tartufai, che siamo circa 240 iscritti, che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena. Ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio, la valorizzazione del prodotto tartufo, portandolo all'interno di due bellissime cene degustazione, cene di gala, che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno appunto delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio. È un'eccellenza, il tartufo bianco, un diamante del nostro territorio, che si ripropone, che presenta e si presenta in grande stile a San Giovanni d'Asso, ne fa elemento identitario della cittadina senese e nello stesso tempo riesce a promuovere se stesso, Montalcino, il connubio con il vino.